Prima di parlare delle operazioni militari della campagna d'Italia, vorrei fare una premessa. Soprattutto a partire dalla Prima Guerra Mondiale, il semplice concetto di battaglia, evento concentrato nel tempo e nello spazio, come si è abituati a vedere nei film hollywoodiani, è stato via via sostituito da quello che si chiama ciclo operativo. Il ciclo operativo è un insieme di eventi che può facilmente sfuggire alla comprensione del grande pubblico, in quanto coinvolge decine di unità su un vasto territorio nell'arco di più settimane. Le pedine di questo ciclo operativo sono certamente i soldati e i loro comandanti, ma in realtà, per semplicità, occorre visualizzare sul campo di battaglia le unità militari terrestri. L'unità base che consideriamo è il battaglione, è un'unità con armamento omogeneo, per esempio un battaglione carri armati o di fanteria, ed è composto da circa 500 uomini. Per l'artiglieria si parla invece di gruppo. Bene, due o tre battaglioni di una stessa arma base possono essere raggruppati in un reggimento di circa 1000-1500 uomini. Invece, se due o tre battaglioni di diversa tipologia sono riuniti insieme, per esempio fanteria, carri armati, artiglieria, possiamo parlare di una brigata che conta dai 2.500 ai 5.000 uomini. A loro volta, due o tre reggimenti o due o tre brigate possono costituire una divisione che conta dai 10.000 ai 20.000 uomini, compresi i servizi logistici. Infine, due o tre divisioni possono costituire quello che si chiama il corpo d'armata. Due o tre corpi d'armata vanno naturalmente a costituire quella che si chiama un'armata, con numeri di uomini estremamente variabili, come si può facilmente intuire. Parliamo adesso della campagna d'Italia degli alleati prima dell'arrivo sulla linea gotica. Dopo la vittoria sulle truppe tedesche in Libia e Tunisia, nel giugno 1943 gli alleati conquistano Pantelleria e Lampedusa, le sentinelle meridionali italiane, dopo settimane di pesanti bombardamenti aerei. La potente flotta alleata si muove quindi alla volta della Sicilia. Il 10 luglio le truppe paracadutiste anfibie dettero via l'operazione Husky, occupando punti importanti lungo la costa e nell'interno, inizialmente incontrando poca resistenza. Nei giorni seguenti le truppe italiane e tedesche cercano di contrastare in tutti i modi gli alleati, ma il 27 luglio l'alto comando tedesco dovette ordinare l'evacuazione della Sicilia, attuata in realtà con una operazione di successo che permise ai tedeschi di salvare tutte le loro forze militari. Le conseguenze più importanti della battaglia di Sicilia furono la caduta del partito fascista e l'arresto di Mussolini il 25 luglio del 1943. A questo punto viene l'armistizio dell'8 settembre, il quale crea ovviamente confusione nelle unità italiane e, una volta creato il governo di Badoglio, il governo del Sud, succede che le truppe italiane si dividono tra truppe che combattono insieme ai tedeschi e truppe che combattono insieme agli alleati. Nel frattempo i tedeschi evacuano anche la Sardegna. Dopo il difficile sbarco di Anzio, gli alleati si avvicinano alla linea Gustav. La linea Gustav si basava sul caposaldo di Montecassino, che era imperniato in particolare sul monastero benedettino, che il 15 di febbraio del 44 fu bombardato e completamente distrutto dai bombardieri alleati. Il 15 marzo anche la città sottostante di Cassino fu bombardata. E solo il 12 di maggio del 1944 iniziarono l'operazione che avrebbe portato alla liberazione di Roma, che avvenne il 4 giugno. Cosa succede dopo questa operazione? I tedeschi riescono a scappare perché gli alleati in, diciamo, concorrenza tra di loro, quindi inglesi e americani in concorrenza tra di loro, vogliono ognuno conquistare la città di Roma, e quindi i tedeschi riescono a approfittare dei loro errori sul terreno per sfuggire al totale accerchiamento.
I tedeschi riescono quindi a ritirarsi attraverso delle linee ritardatrici, in particolare ricordo la linea del Trasimeno e la linea dell'Arno, e infine si attestano sulla linea gotica. La linea gotica era una linea, la linea resistenza degli Appennini, considerata dai tedeschi l'ultimo baluardo prima dello sbocco degli alleati nella pianura padana. La linea gotica costituì quindi l'ultima grande linea di difesa del feldmaresciallo Albert Kesselring, che comandava le truppe tedesche in Italia, lungo le cime della parte settentrionale degli Appennini. Si trattava di una cintura di fortificazioni profonda 16 km che si estendeva dal sud di La Spezia sulla costa tirrenica alla valle del Foglio sulla costa adriatica, attraverso ovviamente la naturale muraglia offensiva dell'Appennino. Adolf Hitler era preoccupato dello stato di preparazione alla linea gotica, per cui per motivi di propaganda all'ultimo momento fece rinominare la linea gotica come semplicemente linea verde. La linea gotica era stata costruita da più di 15.000 lavoratori forzati. I tedeschi avevano creato 2.300 nidi mitragliatrici che agivano con fuoco incrociato, 479 posizioni anticarro, mortai e cannoni d'assalto, e 120.000 metri filo spinato, insieme a molti chilometri di fossati anticarro. Bisogna anche ricordare che in questo momento della campagna d'Italia i tedeschi cominciano a essere seriamente ostacolati dall'attività dei partigiani, che cominciavano appunto ad agire nelle immediate retrovie di queste linee difensive, creando non poco disturbo e non pochi danni all'esercito tedesco. Il fronte italiano in questo periodo, quindi parliamo dell'estate del 1944, cominciava a essere considerato agli alleati un fronte assolutamente secondario. Ricordiamo che subito dopo la presa di Roma, il 4 di giugno, vi era stato il 6 di giugno lo sbarco in Normandia. Quindi soprattutto gli americani pensavano che i tedeschi sarebbero stati facilmente sconfitti attraverso la Francia e non attraverso l'Italia. Di diverso avviso era il primo ministro inglese Winston Churchill, il quale pensava che un'avanzata rapida attraverso l'Italia avrebbe permesso agli alleati di arrivare rapidamente a Vienna e quindi di precedere le truppe russe che stavano arrivando da est, chiudendosi verso la Germania. Era quindi successo che, per via di questo scarso interesse, la forza della Quinta Armata americana era scesa da 250.000 uomini a 150.000, quindi aveva solo 18 divisioni per affrontare la forza combinata tedesca, che ammontava a 14. Quindi il rapporto numerico era di poco a favore degli alleati, anche se naturalmente gli alleati avevano a disposizione una grandissima quantità di armi, materiali e qualsiasi tipo di equipaggiamento potesse essere utile allo sfondamento della linea gotica, naturalmente contando anche l'immensa forza di appoggio aereo. I capi di Stato Maggiore alleati cercarono un piano per poter efficacemente sfondare la linea gotica. All'inizio il piano era quello di effettuare uno sfondamento nella parte centrale, dove erano concentrate molte delle truppe alleate di quel momento, quindi sia truppe americane che truppe inglesi. Il piano iniziale fu cambiato, in quanto soprattutto il capo della 8ª armata inglese, generale Oliver Lees, era favorevole a uno sfondamento nel settore adriatico, quindi il settore orientale. La sua idea era quella che gli alleati avevano già avuto molta difficoltà nel combattere nelle zone di montagna e quindi avrebbero potuto facilmente sfruttare la superiorità in termini di carri armati, di artiglieria, di aerei nel settore adriatico, che appariva decisamente più pianeggiante. Quindi la decisione finale dei comandi alleati fu quella di effettuare un'avanzata sulla parte orientale, il settore adriatico, con la 8ª armata, e di effettuare un attacco concomitante con la 5ª armata nel settore centrale appenninico.
All'operazione sulla parte orientale venne dato il nome di Olive. L'operazione Olive fu l'operazione dell'ottava armata nel settore adriatico per cercare di arrivare rapidamente e di sfociare rapidamente nella pianura padana. Il secondo attacco invece, quello americano nel settore centrale, iniziò il 9 settembre e riuscì ad avere successo, riuscì ad aggirare il molto fortificato passo della Futa, riuscendo a conquistare rapidamente il monte Altuzzo, che era il baluardo del passo del Giogo. Quindi gli americani inizialmente riuscirono, con questa offensiva partita il 9 settembre, a girare brillantemente la grande difesa costituita dal caposaldo del passo della Futa. Questa prima avanzata ebbe inizialmente appunto successo, ma fu rapidamente bloccata dai tedeschi in corrispondenza di Monte Battaglia, che si trovava in corrispondenza dello sbocco della strada che andava verso Imola. La quinta armata americana riuscì quindi facilmente ad aggirare il baluardo difensivo costituito dal passo della Futa tramite la presa del passo del Giogo, che avvenne il 12 di settembre. A questo punto gli americani riuscirono a penetrare dentro la parte centrale della linea gotica, ma tra il 21 settembre e il 3 ottobre combatterono duramente per riuscire ad arrivare a Monte Battaglia, che si trovava su una delle vie di sbocco sulla via Emilia. Ovviamente l'obiettivo degli alleati era quello di sbucare prima possibile sulla via Emilia per poter tagliare le forze tedesche che si stavano nel frattempo difendendo sulla costa adriatica. Dopo Monte Battaglia gli alleati cercarono di deviare più verso Bologna, quindi più verso ovest, ma vennero fermati anche in questo caso in corrispondenza della scarpata di Liverniano il 9 ottobre. Quindi un mese di avanzata, quasi un mese di avanzata, senza poter arrivare realmente a Bologna. Veniamo ora all'operazione Olive, che avvenne sulla fascia adriatica. Lungo la fascia adriatica la linea gotica consisteva in postazioni di tipo semipermanente, vale a dire postazioni costituite da torrette di carro armato interrate, famose torrette di carro armato Pantera, che costituivano dei bersagli molto difficili e nello stesso tempo avevano protezione e potenza di fuoco. E insieme a queste torrette erano presenti anche altre piccole torrette di carri armati che permettevano appunto di prendere con il fuoco d'infilata qualsiasi tentativo di penetrazione degli alleati. I tedeschi avevano diviso i 16 km di settore della linea gotica in linee difensive minori chiamate linea rossa, linea verde 1, linea verde 2 e linea gialla. Queste linee coincidevano con i torrenti che scendevano dall'Appennino sulla costa adriatica. Sulla costa il tenente generale Oliver Leaves, appunto che era comandante della 8ª armata britannica, aveva il secondo corpo polacco con la 5ª divisione Kresowa e la 3ª divisione De Carpazia in riserva. A sinistra dei polacchi c'era il primo corpo canadese con la 1ª divisione di fanteria canadese in prima linea e la 5ª divisione sempre canadese corazzata in riserva. Ad ovest dei canadesi c'era il 5º corpo britannico con la 46ª divisione di fanteria e la 4ª divisione di fanteria indiana, che copriva il fianco sinistro, quindi più ovest. In riserva c'erano la 56ª divisione infanteria britannica e la 1ª divisione corazzata. Più indietro c'era anche la 4ª divisione britannica in attesa di essere chiamata in avanti per unirsi alla battaglia. Di fronte all'ottava armata c'era il 76esimo corpo corazzato della 10ª armata tedesca. Inizialmente vi erano solo tre divisioni: la 1ª divisione paracadutisti di fronte ai polacchi, la 71esima divisione infanteria
nell'entroterra sulla destra della divisione paracadutisti e la 278esima divisione di fanteria sulle colline, in procinto di rimpiazzare la già provata quinta divisione da montagna che da tempo stava cercando di frenare gli alleati. L'ottava armata britannica attraversò il fiume Metauro, il primo dei sei fiumi che attraversavano il percorso dell'avanzata, e lanciò il suo attacco contro gli avamposti a linea gotica nella giornata soleggiata del 25 agosto. Mentre il secondo corpo polacco sulla costa e il primo corpo canadese sulla pianura costiera alla sinistra dei polacchi avanzavano verso Pesaro, la pianura costiera si restringeva ed era previsto che il corpo polacco, indebolito dalle perdite e dalla mancanza di sostituzioni, andasse in riserva d'armata, dando quindi spazio al corpo d'armata canadese. I tedeschi furono completamente colti di sorpresa, al punto che sia il comandante tedesco von Wittendorf che il comandante a divisione paracadutisti, il generale Eldrick, erano in licenza. Tant'è vero che loro pensavano di ritirare le loro unità avanzate in attesa che gli alleati si fermassero per poter fare una offensiva in grande stile. Quindi gli alleati riuscirono in questo piano d'inganno perché i polacchi avevano funto da schermo per l'inizio dell'offensiva vera e propria. Kesselring a questo punto reagì prontamente e chiamò due delle migliori divisioni tedesche, la 29esima divisione granatieri corazzati e la 26esima divisione corazzata, che fece affluire dal settore centrale attraverso il Mugello e fece arrivare il più rapidamente possibile sul settore adriatico. Tuttavia, entro il 30 agosto, il corpo canadese e britannico avevano già raggiunto le principali posizioni difensive della linea verde 1 che correva sul fiume Foglia. Quindi, approfittando della mancanza di sufficienti truppe tedesche nel presidiare le opere difensive, i canadesi avevano praticamente sfondato la zona di sicurezza della linea gotica ed entro il 3 settembre erano avanzati di altri 24 km verso la linea di difesa verde 2 che partiva dalla costa nei pressi di Riccione. Tuttavia, i tedeschi si erano ritirati in buon ordine dietro la linea del fiume Conca. Quindi, in più, la feroce resistenza della prima divisione paracadutisti, sostenuta da un intenso fuoco di artiglieria, in corrispondenza della cresta di Coriano, riuscì a fermare le truppe canadesi in avanzata. Nel frattempo il quinto corpo britannico stava facendo progressi sul terreno collinare, tuttavia rimase più rallentato a causa delle sue strade dissestate. A questo punto entriamo in una fase nuova della operazione Olive, la prima battaglia di Coriano. Infatti il 3-4 settembre, mentre i canadesi attaccavano ancora una volta lungo la pianura costiera, il quinto corpo d'armata britannico effettuò un'offensiva corazzata per sloggiare le difese declinari di Coriano e raggiungere il fiume Marano, che costituiva la linea difensiva successiva. Lo scopo era quello di raggiungere il più presto possibile la pianura romagnola, che poteva essere rapidamente sfruttata dai carri armati della prima divisione corazzata britannica, che avrebbe quindi costituito la punta di lancia da inserire durante l'offensiva. Tuttavia, i corazzati britannici trovarono una brutta sorpresa, cioè il crinale di Coriano già presidiato dalle riserve costituite, come già detto, dalla 26esima divisione corazzata tedesca e dalla 29esima divisione granatieri corazzata tedesca, che erano nel frattempo giunte dalla parte centrale della linea gotica. La prima battaglia di Coriano iniziò il 3 settembre, quando, seguendo il piano originale, la prima divisione corazzata britannica attaccò la sua cresta, nonostante i canadesi fossero già riusciti a raggiungere il crinale nei pressi di Besanigo. Infatti, il rigido piano di sfruttamento assegnato alla prima divisione corazzata impedì il possibile sfruttamento del successo ottenuto già dal corpo canadese a Besanigo. La battaglia comportò un pesante tributo, perché metà dei carri armati della prima divisione corazzata britannica furono persi sotto il fuoco controcarro dei tedeschi. In più, successe che la decisione tedesca di schierarsi sul crinale di Coriano fu
fu considerata una minaccia sul fianco dell'intera ottava armata e quindi gli alleati furono costretti a fermarsi per poter ripianificare la fase successiva dell'operazione. Il comandante dell'ottava armata, Oliver Lees, decise di aggirare le posizioni della cresta di Coriano facendo una conversione verso ovest in corrispondenza degli abitati di Croce e Gemmano per raggiungere la valle di Marano che passava dietro le posizioni del crinale di Coriano. In particolare, l'incrocio stradale di Croce costituiva il perno difensivo meridionale del crinale di Coriano, ma questo a sua volta era protetto dall'abitato di Gemmano, un vero e proprio saliente difensivo abbarbicato sulla collina al di là del fiume Conca. Quindi i britannici dovettero constatare che solo occupando Gemmano avrebbero potuto forzare il crinale di Coriano. La battaglia di Gemmano che seguì, soprannominata da alcuni storici la Cassino dell'Adriatico, durò dal 4 al 15 di settembre e fu dovuta all'eccezionale resistenza del 100° reggimento da montagna tedesco, che difese il paese dai ripetuti attacchi delle truppe britanniche. Dopo 11 assalti, prima da parte della 56esima divisione britannica, poi da parte della 46esima divisione britannica, fu il turno della 4ª divisione indiana che, dopo un pesante bombardamento di artiglieria, effettuò il 12° attacco e finalmente, il 15 settembre, riuscì a prendere il paese di Gemmano. A seguito dei lenti progressi a Gemmano, Lees decise di rinnovare l'attacco a Coriano. Questa volta però l'attacco fu effettuato dopo aver pianificato un pesante bombardamento aeronavale. Infatti la seconda battaglia di Coriano iniziò la notte del 12 settembre dopo un bombardamento paralizzante di 700 pezzi di artiglieria, bombardieri e anche cannoni navali. La quinta divisione canadese puntò direttamente sull'abitato di Coriano, mentre San Savino fu attaccata dalla prima divisione corazzata britannica. Il 14 settembre la battaglia era stata vinta e finalmente Coriano e San Savino erano nelle mani degli alleati. Le forze di Kesselring a questo punto avevano subito pesanti perdite e ulteriori tre divisioni di rinforzo chiamate sul fronte adriatico non sarebbero state subito disponibili per almeno un giorno. Ma in aiuto dei tedeschi intervenne il tempo atmosferico, in quanto iniziarono delle piogge torrenziali che trasformarono i torrenti in fiumi e bloccarono soprattutto le forze di supporto aereo. In questo modo i difensori tedeschi ebbero l'opportunità di riorganizzare e rafforzare le loro posizioni sul fiume Marano e la penetrazione verso la pianura padana per il momento dovette aspettare. Intanto, con gli abitati di Croce e di Montescudo al sicuro, l'ala sinistra dell'ottava armata avanzava verso il fiume Marano e il confine San Marino. I tedeschi avevano occupato questa nazione neutrale la settimana prima per poter sfruttare le sue alture come posti di osservazione per l'artiglieria. Entro il 19 settembre la città fu isolata e cadde in mano degli alleati senza particolari combattimenti. 5 km oltre San Marino si estendeva la valle del Marecchia, che ostacolava la linea avanzamento dell'ottava armata e finiva sul mare in corrispondenza di Rimini. Ma nel frattempo le piogge insistenti dei giorni precedenti si trasformarono in piogge torrenziali che complicarono tutte le operazioni. Nella notte tra il 19 e il 20 settembre la seconda brigata corazzata inglese cercò di penetrare verso il fiume Marecchia, ma i cannonieri controcarro tedeschi, utilizzando i famosi cannoni a 88 mm, distrussero gran parte dei carri armati Sherman che si erano affacciati sul crinale della collina di Montecieco. Durante la battaglia di Montecieco, il battaglione Queen Base perse ben 24 carri armati in pochi minuti. Sulla destra, il primo corpo canadese, il 20 settembre, ebbe più successo e ruppe le posizioni tedesche sul fiume Ausa, e mentre la terza brigata greca da montagna entrò a Rimini la mattina del 21 settembre. I tedeschi quindi si ritirarono dalle loro posizioni e occuparono le nuove posizioni sul fiume Marecchia. Tuttavia, la difesa di Kesselring aveva fatto in modo che i tedeschi guadagnassero tempo appunto fino all'inizio delle piogge autunnali. Quindi i progressi per l'ottava armata erano stati molto lenti
e le colate di fango e gli allagamenti causati dalla pioggia torrenziale rese molto difficile mantenere le strade aperte. Ancora una volta la fanteria del quinto corpo britannico e del primo corpo canadese dovette avanzare lentamente, mentre i tedeschi ritiravano le proprie forze dentro il fiume successivo al Marecchia, il fiume Uso, che si trovava a pochi chilometri oltre Rimini. Le posizioni dell'Uso furono forzate il 26 settembre e l'ottava armata raggiunse il fiume successivo, il Fiumicino, il 29 settembre. Quattro giorni di forti piogge costrinsero quindi una battuta d'arresto. E a questo punto, mentre l'ottava armata si fermava alla fine di settembre per organizzarsi, il tenente generale Richard McCreery prese il comando dell'intera armata in quanto generale Lees fu spostato ad un altro teatro. Il 5 ottobre l'ottava armata riprese l'offensiva superando i vari fiumi che si trovavano ad ostacolare l'avanzata. In particolare il 21 ottobre superarono il fiume Savio e il 25 ottobre arrivarono al fiume Ronco. A fine ottobre l'avanzata fu bloccata a Forlì. Nel frattempo, il 5 novembre, gli alleati liberarono la città di Ravenna. Entro il 17 dicembre anche il fiume Lamone era stato assalito e la città di Faenza sgomberata. La decima armata tedesca si stabilì quindi sulle rive rialzate del fiume Senio, che sbarrava ulteriormente l'ottava armata sulla via di Bologna. Con la caduta delle prime neve invernali, un tentativo di avanzare ulteriormente, di attraversare il fiume Senio, fu accantonato e le operazioni dell'ottava armata per il 1944 si chiusero definitivamente. La campagna d'Italia arriverà alla fine solamente nell'aprile 1945. Dopo alcune operazioni anfibie di comando preliminare iniziate il 1 aprile, che era il giorno di Pasqua, nella zona di Comacchio, il 9 aprile iniziò il vero e proprio attacco dell'ottava armata sul fiume Senio nel settore di Cotignola Lugo. Il 13 aprile iniziò l'attacco concomitante della quinta armata statunitense nel settore appenninico di Rocca Roffeno Montesole, con la decima divisione da montagna che penetrò profondamente nelle ultime difese della linea gotica. Mentre i britannici subivano ulteriori rallentamenti nell'avanzata a causa dei numerosi corsi d'acqua lungo la via Emilia, la prima divisione statunitense sbucò proprio sulla via Emilia tra Bologna e Modena il giorno 18 aprile, determinando l'automatica ritirata dei tedeschi da Bologna, che venne liberata il giorno seguente. Una volta persa la coesione del fronte, la ritirata delle unità tedesche si trasformò in una rotta, sia perché queste non potevano competere con la maggiore velocità delle forze alleate, completamente motorizzate, sia perché si trovarono ad attraversare il fiume Po, dovendosi lasciare dietro la maggior parte degli equipaggiamenti pesanti. Gli scontri al di là del fiume Po furono sporadici e si concentrarono nel settore di Fornovo, del lago di Garda e del fiume Piave, mentre il grosso delle forze tedesche finì per deporre le armi. La campagna d'Italia finì ufficialmente il 29 aprile con la resa delle truppe tedesche nella reggia di Caserta. L'operazione Olive è stata descritta come la più grande battaglia di materiali mai combattuta in Italia. Oltre 1.200.000 uomini parteciparono alla battaglia. In particolare, le vittime dal 26 agosto al 21 settembre 1944 furono per l'ottava armata 14.000 morti, per i tedeschi, in particolare per il 76° Corpo d'armata corazzato, 14.600. Mentre i caduti del Commonwealth sono sepolti in piccoli cimiteri locali, tutti i caduti tedeschi della linea gotica riposano presso il cimitero tedesco del Passo della Futa. Il più grande cimitero del Commonwealth dell'area adriatica è quello di Coriano, con quasi 2.000 caduti. Per quanto riguarda le conseguenze del passaggio del fronte nella linea gotica orientale, si possono fare alcune considerazioni. La prima è che i danneggiamenti maggiori furono subiti da quei centri abitati che si trovano in coincidenza o in prossimità delle linee di irrigidimento della difesa. E questo sia perché i combattimenti vi insistettero per più giorni, sia perché queste linee di difesa furono sottoposte a pesanti bombardamenti preventivi oppure volti a rompere resistenza su queste linee. In particolare si può senz'altro citare il pesante bombardamento subito dall'abitato di Gemmano, ma anche la distruzione della chiesa di San Pietro, oggi chiamata Chiesa della Pace di Montescudo, che si trovava a dominare da sud il crinale di Coriano.
La chiesa fu direttamente colpita dalle artiglierie navali e dai bombardamenti aerei in occasione proprio del bombardamento pianificato del 12 di settembre. Al contrario, i centri abitati situati più a sud della linea gotica, quindi per esempio Fano e Pesaro, subirono danni relativamente limitati proprio perché il fronte in quel punto passò molto rapidamente. Abbiamo appunto visto che i tedeschi si ritirarono molto rapidamente, colti di sorpresa dall'avanzata dei canadesi che si nascondevano dietro le truppe polacche. In conclusione, dal punto di vista militare si può affermare che la sorte di ogni casolare, di ogni paese, di ogni città fu dovuta alla combinazione tra la sua posizione sul terreno e la situazione militare pianificata sul terreno stesso. Volevo concludere questa intervista con un affettuoso ricordo dello storico Amadeo Montemaggi, riminese doc, che visse la guerra da giovanissimo giornalista e che fu il primo italiano a studiare in dettaglio l'offensiva della linea gotica nel settore adriatico.